Cadono le barriere nel mondo, la Germania diventa una sola, la Jugoslavia inizia invece a frantumarsi, così come l'Unione Sovietica, portando di fatto alla fine della Guerra Fredda. In questo clima così globalizzato, il 4 luglio 1988 a Zurigo si è celebrato un evento storico. Battendo la concorrenza del Marocco, 10 voti contro 7, gli Stati Uniti hanno ottenuto l'organizzazione del Mondiale di Calcio, che vedono l'introduzione dei 3 punti in caso di vittoria, aggiungendone così uno ai 2 utilizzati fino al 1994. Una votazione contrastata comunque, che ha visto la candidatura americana vincere con un solo voto di vantaggio sulle ipotesi più tradizionali. I commenti a caldo alla decisione della FIFA rispecchiano l'asprezza della lotta che si era combattuta in seno al comitato esecutivo. È come se noi avessimo chiesto di organizzare la World Series di baseball, ha commentato il tesoriere della federazione brasiliana Moacir Peralta. Per la prima volta quindi la rassegna iridata esce dall'asse Europa-Sud America, un risultato dovuto alla discesa in campo dello stesso presidente Reagan, ma soprattutto a fattori come la qualità degli stadi, la disponibilità finanziaria, le capacità organizzative, i mezzi tecnici e le strutture alberghiere. Impressionante il numero di nazioni iscritte, ben 145, ma a qualificarsi saranno le solite note, con qualche sorpresa. Fuori incredibilmente 3 grandi europee, la Danimarca, fresca campione d'Europa, uscita per minor numero di gol segnate rispetto all'Eire. La Francia di Gerard Houllier, successore di Platini, infilzata prima da Israele e poi sul filo di lana al Parco dei Principi dal bulgaro Kostadinov. E l'Inghilterra, allenata da Graham Taylor, stropicciata da Olanda, Norvegia e Polonia. Dall'altra parte dell'oceano non fa sorpresa l'ennesima eliminazione dell'Uruguay, mentre l'Argentina, 0-5 dalla Colombia in casa, è passata solo dopo lo spareggio con l'Australia. Italia 90 era diventata per noi subito la grande occasione perduta. La tentazione di Matarrese, infatti, di cacciare subito Vicini, il CT dell'Italia che dopo Italia e Argentina non fu altro che un estraneo in casa, era grande, ma si fermava tutto in attesa di un adeguato rimpiazzo. La Federcalcio, economicamente florida, poteva puntare ai più costosi tecnici di club. Dal canto suo, Vicini, che non era un cuor di leone, avvertendo il filo della lama molto vicino al collo, reagì a modo suo, cercando di muoversi il meno possibile. E facendo così, andò incontro alla rovina. Al ritorno dalle vacanze, il CT stila il bilancio del mondiale, lamentando l'assenza di vantaggi del fattore campo e l'atteggiamento non certo favorevole degli arbitri. Per tutta risposta, Matarrese soffia acido. Vicini è scivolato su una buccia di banana con questa polemica. Era l'ultima permessa, non avrà un'altra possibilità di rialzarsi. Pochi giorni dopo, il CT azzurro scivola per davvero però, precipitando dal balcone di casa a Cesenatico e scampando la tragedia grazie al telone di una pizzeria sottostante. Non appena esce dall'ospedale, frattura di un tallone, lo attendono le qualificazioni per gli europei del 92, nel girone di Ungheria, Unione Sovietica, Norvegia e Cipro. Fallito il traguardo, il 15 ottobre del 91, il mister azzurro, rifiutatosi fino all'ultimo di rassegnare le dimissioni, viene esonerato. 3 giorni dopo, Arrigo Sacchi, interrotto il rapporto col Milan, firma il suo primo contratto da CT. Dai 300 milioni di lire l'anno di Vicini si passa al 1.100.000.000 netti per la prima stagione del suo successore. Sacchi presenta alla stampa la rivoluzione culturale. Bandita la figura del semplice selezionatore dei migliori talenti, il suo progetto è diventare un CT a tempo pieno, intento ad allestire una squadra sua. Grazie agli stage periodici addestrerà tatticamente i giocatori a modulo a zona, così da costruire un catalogo di azzurri o azzurrabili perfettamente intercambiabili. In 3 anni ne chiamerà ben 71. Squadra corta, pressing, attacco negli spazi, ripartenze, che non è altro che una modernizzazione linguistica dell'antico contropiede, e ferree equidistanze tra i reparti. Nei ritiri il motto diventa soffrire. Sveglia a orari da caserma, ripetizione esasperata dei movimenti sincroni, studio di tutte le figure di gioco, i cosiddetti schemi, che la squadra deve imparare a memoria, così da attingervi in partita a seconda delle esigenze. Vita dura per i fuoriclasse. Non è la squadra a lavorare al loro servizio, sono loro a dover piegare il proprio talento alle necessità collettive.
In preparazione della trasferta degli Stati Uniti, Sacchi si concede un poker di esperimenti dagli esiti poco rassicuranti. Nelle amichevoli l'Italia fatica a ingranare e sono molteplici le critiche nei confronti del gioco espresso. Sul suolo americano, in un provino a New Haven con la Costa Rica, nuovo fiasco del trio Berti Baggio Signori in attacco dopo le deludenti amichevoli con la poco esaltante vittoria per 1-0. Tra le mille incertezze, l'Italia affronta il girone di New York con l'Irlanda, il Messico e la Norvegia, in un mondiale che conferma la propria formula. Prima fase pletorica, poi eliminazione diretta fino in fondo. Ma per la prima volta assegna 3 punti per la vittoria, nella speranza di esorcizzare i pareggi. Quando arriva il momento dell'esordio, al Giant Stadium contro l'Irlanda, il 4-3-3 è un ricordo. Vanno in campo Paiuca in porta, Tassotti e Maldini difensori laterali, Costa Curta e Baresi centrali. A centrocampo Donadoni, Albertini, Dino Baggio ed Evani. In attacco la coppia dei Bassotti, Roberto Baggio e Beppe Signori. Gli uomini dell'Irlanda di Jack Charlton prendono in mano il gioco e vanno in vantaggio. Baresi sbaglia un rinvio di testa, Houghton tenta il tiro da lontano, Paiuca lo battezza fuori e si inarca senza convinzione, consentendo al pallone di finire in fondo al sacco. La partita termina così, 1-0 per l'Irlanda, per un esordio da dimenticare. Ora bisogna battere la bestia nella Norvegia, che il giorno dopo a Washington supera il Messico, portandosi in testa. Per il secondo appuntamento al Giant Stadium, Sacchi cambia rotta. Dentro Casiraghi in prima linea con Baggio, mentre Signori gioca laterale a centrocampo accanto a Berti, Albertini e Dino Baggio. Difesa più aggressiva, con Benarrivo in luogo di Nonno Tassotti. Dopo 20 minuti, i modesti norvegesi rischiano di passare in vantaggio. Lanciato da Mikland, Leonardsen trapana la zona azzurra, invano protesa a metterlo in fuorigioco e si lancia verso Paiuca. Il portierone azzurro esce dall'area a deviare con la mano il tiro, guadagnando l'automatica espulsione. Sacchi, senza esitazioni, chiama fuori Roberto Baggio per far entrare il secondo portiere marchegiani. «Questo qui è impazzito!» mormora incredulo l'asso azzurro, prima di uscire scrollando la testa. Messi al muro, gli uomini di Sacchi ritrovano lo spirito combattivo e si gettano in avanti. In avvio di ripresa, l'inossidabile Baresi si infortuna a un ginocchio e il CT, anziché sostituirlo con Testuale Minotti, manda in campo lo stopper Apolloni, subito tra i migliori nei duelli fisici con i potenti norvegesi. L'assalto azzurro, generoso quanto confuso, non si placa fino al gol. Una poderosa incornata in area di Dino Baggio su punizione pennellata da Signori. L'Italia torna in corsa. Il girone scivola come una saponetta tra le mani. Il Messico batte l'Irlanda, lasciando aperta ogni possibilità. Il dopo Norvegia conta i danni. Squalifica per Paiuca e operazione al menisco interno destro per Baresi. Se l'Italia dovesse arrivare in finale, dicono i medici dell'ospedale di Manhattan, ci sarebbe il tempo per un prodigioso recupero. Contro il Messico, a Washington, Sacchi conferma gli uomini dell'impresa sulla Norvegia, Roberto Baggio compreso. Gli esiti sono di nuovo modesti. Casiraghi fa il percussore, senza riuscire a concludere. Marchegiani deve superarsi su un tiro da lontano di Aspe. Il primo tempo infatti si conclude con un non nulla, mentre nella ripresa Sacchi opera la staffetta. Fuori Casiraghi, dentro l'agile Massaro, che, acceso da un superbo allungo in verticale di Albertini, schiaffa in gol con una botta angolata. L'Italia finisce qui, stremata dal caldo. I furori messicani producono il pareggio di Bernal con un tiro a fil di palo. Inutili gli ultimi stracchi assalti, con Cavallone Berti a fallire in zona gol e un senso generale di panico. L'Italia è dentro o fuori con questo pareggio? L'Irlanda, pareggiando con la Norvegia, ha passato il turno assieme al Messico. Gli azzurri possono rientrare però per il pertugio delle ripescate. Corriamo tutti a pregare, raccomanda Sacchi, con un sorriso tirato dopo la partita, prima di apprendere che il 6-1 della Russia sul Camerun ci ha fatto la grazia. La prima fase regala incontri avvincenti, tra squadre decise a vincere. Nel primo gruppo, con la gran novità del Silverdome, il campo sauna e coperto di Pontiac nei pressi di Detroit, scivola la favorita Colombia futuribile di Maturana. Le busca dall'asciutta Romania, abile a lasciarne sfogare il possesso palla, per poi colpirla estraendo gli aculei dei soliti Agi e Raducioiu. Scampa invece la Svizzera di Hodgson, a sorpresa bloccata sul pari
dai padroni di casa degli Stati Uniti, allenati dallo zingaro del calcio Bora Milutinovic. Oltre quindi alla Svizzera, passano anche gli uomini di Iordanescu della Romania e, per il ripescaggio, anche i padroni di casa degli Stati Uniti. Per la Colombia il dramma sportivo si trasforma in una tragedia. Al ritorno in patria, infatti, il difensore Andrés Escobar, colpevole dell'autogol che ha aperto la strada al successo statunitense, viene freddato in piena notte all'uscita da un ristorante di Medellín con 12 colpi di mitraglietta. Nel secondo gruppo presenta il suo biglietto il Brasile, costruito da Pereira secondo canoni europei, con tre mediani, Mauro Silva, Dunga e Zinho, dietro un trequartista, il lento Rai, fratello di Socrates, e due punte agili, il micidiale Romario e il raffinato Bebeto. In rosa c'è un fenomenale ragazzino di 17 anni, il suo nome Ronaldo Luis da Lima, che non scenderà mai in campo però in quel mondiale. I verdeoro esibiscono due ottimi esterni difensivi, Jorginho e Leonardo, ed una difesa impermeabile. Una passeggiata all'esordio con la macchinosa Russia di Sadirin, eppure la replica contro la ragnatela del Camerun. Nel terzo gruppo, vita facile per i tedeschi e spagnoli, opposti a modesti avversari. La Germania, in versione unificata, guidata dall'ex mastino Berti Vogts, non incanta. Vince di misura sui boliviani del Diablo Echeverri, espulso dopo 4 minuti per un fallaccio su Matteus, e pareggia con gli spagnoli in un match ad armi pari, deciso da due incertezze dei portieri. Bolivia e Corea si annullano nel confronto diretto. Alla fine i tedeschi passano senza problemi e la Spagna chiude con fatica sulla modesta Bolivia grazie a due prodezze di Caminero. Grandi emozioni nel gruppo D, in cui si consuma l'ennesimo dramma di Diego Maradona, l'ex pibe d'oro decisivo per l'approdo degli States della sua squadra, grazie all'assist a Balbo nello spareggio brivido con l'Australia, si presenta in condizioni fisiche smaglianti, a quasi 34 anni e dopo tante peripezie nei pianeti del vizio. Alfio Basile ha costruito una squadra a trazione anteriore, cui il genio di Diego può offrire il quid vincente. La Grecia di Panagoulias viene sepolta e anche Maradona coglie un gol con una sublime prodezza, scatenandosi poi in un urlo interminabile che buca la telecamera, invadendo il mondo. Non è però da meno la Nigeria, capace di affossare la poderosa Bulgaria sulle ali di un gioco convincente ed efficace. L'Argentina si aggiudica lo scontro diretto in rimonta, dopo un primo tempo di alta levatura spettacolare. Maradona è ancora grande, ma alla fine viene condotto all'antidoping e trovato positivo per aver fatto ricorso ad un dimagrante proibito. Con grande eleganza la Federcalcio argentina lo scarica, ritirandolo dal mondiale, ma non servirà. I biancocelesti cadono con la risorta Bulgaria, reduce dell'aver incenerito i pellegrini di Grecia, e passano solo col ripescaggio. Ricco di sorprese anche il sesto gruppo, dove l'Olanda e l'Arabia Saudita passano il turno assieme al ripescato Belgio. Incredibile la prestazione della mina vagante Arabia Saudita, che affonda il Belgio con Overeyn, che, partendo da metà campo, arriva in slalom fin davanti al portiere, beffandolo con un tiro angolato in una delle reti più belle della storia dei mondiali. L'Italia rimane nel New Jersey per affrontare a Boston la rivelazione Nigeria per gli ottavi di finale. Il caldo opprimente di Foxborough esalta i fondisti africani, cui un errore difensivo degli azzurri concede il gol. Maldini sbaglia il tocco su un angolo di Finidi. A Munique, da due passi, non può fallire. Affranti dal caldo e piegati nel morale, gli azzurri non riescono ad opporsi ai pur modesti avversari e i tanto vituperati schemi sembrano non funzionare. Nella ripresa Sacchi inserisce Dino Baggio, che subito centra il palo su un cross di Signori, e poi Zola, ma il quadro non cambia. Ci si mette poi pure l'arbitro, che a un quarto d'ora dalla fine espelle lo stesso Zola, reo di aver ripreso palla a Eguéven dopo esserne stato fallosamente atterrato in area. Terreo, in piedi davanti alla panchina, il CT Sacchi sembra scivolare lentamente all'inferno, quando però all'88esimo minuto Mussi da destra crossa a centro area, dove Roby Baggio con freddezza infila l'angolino alla destra del portiere Rufai. Nei supplementari gli azzurri mettono sotto la Nigeria, conquistando la vittoria ancora con Roby Baggio su un rigore per fallo di Eguéven su Benarrivo. Negli altri ottavi di finale assistiamo al 3-1 della Germania sul Belgio, stesso punteggio con il quale la Svezia sconfigge l'Arabia Saudita,
mentre la Spagna si impone sulla Svizzera per 3-0, in una gara in cui va a segno anche Fernando Hierro, da rientro da un infortunio. Cade l'Argentina, che, priva di Maradona, soffre oltremodo il gioco del rumeno Hagi, cedendo per 3-2 al termine di 90 minuti molto movimentati. Il giorno della festa dell'indipendenza americana, il 4 di luglio, gli Stati Uniti affrontano a San Francisco il fortissimo Brasile, carichi di speranza. Per i padroni di casa la gara si mette bene, ottenendo una superiorità numerica a causa dell'espulsione di Leonardo, che rompe il naso a Ramos. Ma ad un quarto d'ora dal termine, Bebeto batte il portiere Tony Meola e porta i Carioca ai quarti. Più facile invece l'impegno dell'Olanda, che piega 2-0 l'Irlanda, mentre alla Bulgaria servono i rigori per aver ragione del Messico dopo l'1-1 dei tempi regolamentari. Ai quarti l'Italia trova la Spagna e questa volta inizia molto bene, portandosi in vantaggio al 25esimo con un gran destro dalla distanza di Dino Baggio su assist di Donadoni. Sarebbe fatta, ma nella ripresa un gran tiro di Caminero viene deviato da Benarrivo nell'angolino alto alla sinistra di Pagliuca. Zubizarreta, il portiere degli spagnoli, sventa oltre la traversa un tiro al volo di Tassotti, che in un corpo a corpo in area alza il gomito fratturando il naso a Luis Enrique senza intervento dell'arbitro ungherese Paul, che non punisce l'intervento del giocatore del Milan. Successivamente però, grazie alla prova televisiva, verranno inflitti a Tassotti ben 8 turni di squalifica, portandolo così a chiudere per sempre la sua carriera con la nazionale. Costa Curta devia di testa sulla linea un'incornata di Nadal, poi di nuovo a 2 minuti dalla fine, ecco la svolta. Spagnoli sbilanciati in avanti, contropiede di Signori a servire il pallonetto Roberto Baggio, che scarta il portiere, fugge sulla destra e infila rasoterra nell'angolo opposto. Come Rossi nell'82, Roby Baggio è risorto. Sacchi può vantare il merito di aver insistito su di lui quando gran parte della critica ne chiedeva la giubilazione. Il Brasile invece si porta subito sul 2-0 contro l'Olanda grazie a Bebeto e Romario, venendo però pareggiati da Bergkamp e Winter, prima però della splendida punizione di Branco che si insacca a fil di palo. Abdica la Germania che dopo 3 finali consecutive si arrende 2-1 in rimonta alla sorprendente Bulgaria, guidata dal centravanti del Barcellona Stoichkov, mentre la Romania di Hagi viene sconfitta ai rigori dalla Svezia. Il 13 luglio al Giant Stadium di New York l'Italia affronta in semifinale la Bulgaria. Nella prima mezz'ora, nel catino rovente del Giant Stadium, fiorisce la più bella Italia dell'era Sacchi, dal gioco armonico ed efficace. Gli azzurri avanzano a folate, ispirati dalla regia di Albertini e dalle partecipazioni di Dino Baggio e Donadoni. Poi entra in scena lui, Baggino l'artista. Prima raccoglie una rimessa laterale di Donadoni, supera in slalom 2 avversari lungo la linea dell'area grande e incenerisce Mihajlov con un chirurgico destro nell'angolino. Poi, servito da un assist di Albertini, insacca con un rasoterra nell'angolo alla destra del portiere. Applaudito a scena aperta, Mister Mondiale, poco dopo, avverte una trafittura a una coscia e, nella ripresa, deve abbandonare. L'efficacia dell'Italia scema a poco. Donadoni e Maldini sfiorano il gol, poi Sirakov si scatena in aria, saltando Costa Curta che tenta di agganciarlo e finendo steso dall'uscita di Pagliuca. L'arbitro grazia il portiere, ma concede però il calcio di rigore trasformato da Stoichkov. Nella ripresa il sole a picco e la stanchezza tagliano le gambe agli azzurri, che ripiegano resistendo bene agli assalti bulgari. Ma al fischio di chiusura c'è ancora il fiato per esultare. Per la 5ª volta nella storia l'Italia è in finale di Coppa del Mondo. Praticamente senza storia l'altra semifinale a Los Angeles, dove una Svezia opaca si difende a oltranza. Il Brasile comanda senza affondare, convinto della sua innegabile superiorità. Poi, nella ripresa al 63esimo minuto, Tern viene esageratamente espulso dall'arbitro colombiano Torres Cadena per fallo su Dunga e a 10 alla fine il solito Romario incorna di precisione un cross dal fondo del bravo Jorginho. Brasile in finale dopo 24 anni, era dai tempi di Messico 70 ed è ancora contro l'Italia. Per esigenze televisive si gioca a mezzogiorno e mezzo, un mezzogiorno e mezzo di fuoco,
Nel forno del Rose Bowl di Pasadena, Los Angeles, il caldo è soffocante. Ad esempio, in tribuna stampa fondono i computer non riparati da provvidenziali cartoni. La vigilia azzurra è stata lunga e movimentata per le condizioni di Roberto Baggio, afflitto da una contrattura ai flessori della coscia destra, ma disperatamente deciso a giocare. Sacchi alla fine lo accontenta, nonostante i precedenti di Puskas nel 54 e di Pelé nel 62. Anche Dino Baggio e Albertini lamentano acciacchi muscolari, mentre sprizza salute da tutti i pori Franco Baresi, recuperato a tempo di record. Sacchi schiera dunque Pagliuca in porta, Mussi e Benarrivo terzini, Maldini e Baresi centrali difensivi, Donadoni, Albertini e Dino Baggio e Berti a centrocampo e la coppia Massaro-Robby Baggio in avanti. Meno problematico il compito del contestatissimo Parreira, che conferma Taffarelli in porta, Aldair e Marcio Santos al centro della retroguardia, Jorginho e Branco ai lati, i quattro mediani Mauro Silva, Masigno, Dunga e Zigno e la coppia Romario-Bebeto in attacco. Al fischio d'avvio le due squadre si muovono guardinghe. Tra gli azzurri Baresi esibisce un incredibile stato di grazia fisico e agonistico, ma Baggio cammina su una gamba sola. Un salvataggio di Maldini su Bebeto e un tiro di Massaro addosso a Taffarel preludono ai due infortuni del primo tempo. Esce Jorginho, rilevato da Cafu, e poi Mussi, sostituito da Polloni. La migliore occasione tocca al Brasile, con un siluro di Branco su punizione e clamoroso errore di Masigno sulla goffa ribattuta di Pagliuca. Nella ripresa i verdeoro si fanno avanti, in coincidenza col calo fisico degli azzurri, ma la partita non decolla. Alla mezz'ora il portiere azzurro non trattiene un tiro di Mauro Silva e viene salvato dal palo. Donadoni, con un perfetto assist, libera Robby Baggio davanti a Taffarel e dal tiro alle stelle si capisce che il codino non c'è. Si va ai supplementari, ma non succede nulla. Secondo tradizione, la lotteria dei rigori non riserva all'Italia il biglietto vincente. Nobilissimi i piedi degli eroi azzurri. Baresi esordisce spedendo il pallone alto. Pagliuca rimedia parando su Marcio Santos. Poi però Taffarel neutralizza il calcio di rigore di Massaro. Alla fine, Roberto Baggio, l'eroe dei mondiali, ha sui piedi una palla che scotta. Quel rigore è decisivo. Se lo sbaglia, l'Italia ha perso. Ma Baggio calcia alle stelle il sogno mondiale. È finita. Il Brasile conquista il suo quarto titolo mondiale, esattamente 24 anni dopo le gesta di Pelé e compagni a Messico 70. Per l'Italia però resta il rimpianto che, se si fosse giocato in un orario più consono ad una partita di calcio e con un Baggio magari in forma, per gli uomini di Parreira forse non ci sarebbe stata storia. Thank you.